Torna O Movies, il festival napoletano di cinema LGBT realizzato dall'associazione ICAN. Quest'anno l'appuntamento è all'Istituto francese Grenoble di Via Crispi. Da mercoledì 18 a venerdì 20 dicembre saranno proiettati i 15 film in concorso provenienti da 8 paesi, a tematica omosessuale e transessuale. Un progetto di respiro internazionale che attraverso il confronto culturale sottolinea il ritardo sui diritti LGBT che caratterizza l'Italia rispetto al resto d'Europa. Il festival continua ad avere una sezione dedicata ai cortometraggi in concorso, che quest'anno sono stati tantissimi e per cui fanno il pieno della programmazione. E poi ci sarà la prima visione del progetto Be Free, il clan degli artisti, prodotto dall'associazione ICAN con il contributo del Comune di Napoli, assessorato alla gioventù, il primo prodotto in Italia realizzato con le scuole medie, in particolare Adelaide Ristori di Forcella, la cooperativa Fly Up, prodotto contro le discriminazioni, soprattutto contro l'omofobia e la transfobia. I ragazzi di Forcella spiegano al quartiere, alle famiglie, a tutti quanti noi che cosa significa anche essere LGBT e che cosa significa omofobia. L'edizione di quest'anno, la sesta, organizzata in collaborazione col Consolato Generale di Francia e la Scuola di Cinema di Napoli, ha il patrocinio dell'Ufficio Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio, del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Campania e del Comune di Napoli, che mette a disposizione il PAN per le attività di formazione. Questo festival è il simbolo della città di Napoli aperta, che tutti amiamo e pensiamo che valorizzare questo e questa bellissima iniziativa fa parte del nostro impegno. Il Festival del Cinema O Movies, promosso dall'associazione ICAN, è uno dei più importanti avvenimenti culturali che si tengono in città in questo periodo. Il Comune di Napoli collabora e sostiene questa iniziativa sia per i suoi valori artistici e anche per i valori civili e culturali per cui si batte, che promuove e che noi condividiamo. Gran galà di chiusura venerdì 20 coi premi attribuiti da una variegata giuria presieduta da Vladimir Luxuria. Fra i giurati anche Giuseppe Colella, presidente del coordinamento Festival di Cinema della Campania, di cui O Movies da quest'anno fa parte. L'entrata di O Movies ha portato un valore aggiunto al coordinamento in fase di creazione. Da subito anche gli altri festival hanno sposato il progetto e l'intento che O Movies vuole portare come progetto culturale, tanto da inserire nel nostro statuto un articolo in cui si afferma che l'associazione è contro ogni forma di violenza e di discriminazione sia di genere che sessuale.